Buongiorno a tutti, siamo qui in questo momento per andare a vedere dal punto di vista dei ragazzi quello che succede quando andiamo ad aprire il Google Drive. Quindi quello che stiamo visualizzando in questo momento è il Google Drive di un ragazzo. È un account fatto in prova, quindi non è un ragazzo esistente, ma chiaramente è una prova demo e qui vediamo come andare ad organizzare le varie cartelle. Prima ancora andiamo a vedere come levare l'anteprima. Ecco, andiamo in impostazioni, impostazioni, da suggerimenti leviamo il flag azzurro. Leviamo il flag azzurro, fine, e così vedete che non ci sono più le anteprime. Se vogliamo vedere i file in modo non ingigantito così, andiamo su elenco ed ecco che vediamo un elenco di file piuttosto che di cartelle. Quello che vogliamo andare a capire adesso è come creare una cartella. Andiamo più cartella, questa la chiamerò varie perché ci metto degli elementi che non sono di particolare interesse in questo momento. Vedete, li trascino, li metto in varie. E rimane quindi un'organizzazione un po' più leggibile di quello che è il vostro drive. Questo serve in generale per tutte le materie. È interessante poi andare a crearsi delle materie per delle cartelle per ogni singola materia. Ad esempio, voglio farne una per matematica, la creo, poi posso farne un'altra per scienze, ad esempio, quindi più cartella, metto scienze. Crea di nuovo, poi posso farne un'altra per italiano, ad esempio, quindi di nuovo cartella italiano e la creo. Poi posso farne un'altra, mettiamo storia, che ne so, storia, poi cambiamo musica e così via, non sto a farle tutte. Quello che sarebbe poi interessante è andare a colorare le cartelle con dei colori che mi possono servire. Vado su cartella, cambia colore, cartella ci clicco sopra, cambia colore, vedete, mi si apre, cambia colore, eccetera. Ci devo cliccare col tasto destro, però lo devo ricordare, per chi ha invece il Mac, doppio tap, tasto due dita insieme. In matematica voglio andare a creare altre due sottocartelle, lo posso fare, più cartella, di nuovo ne voglio fare una di aritmetica e ne voglio fare una di geometria. Quindi aritmetica sarà la prima cartella, geometria sarà la seconda cartella. E le creo tutte e due. Dopodiché torno all'interno del mio drive e cosa voglio fare? Voglio andare a creare ancora una cartella che la chiamo ad esempio competenze digitali, perché questa cartella competenze digitali sappiamo che noi lavoriamo spesso sulle competenze digitali. E ne creiamo un'altra, la farei per esempio gialla, questa, visto che abbiamo fatto logica e competenze digitali del colore giallo. Questo facendo corrispondere i colori ad esempio a quelli del quaderno per facilitarvi. Poi chiaramente se avete degli altri colori per le altre materie potete utilizzarli a piacimento. Si possono anche condividere i file. Si possono condividere i file, allora andiamo a prendere un file che abbiamo già, o che possiamo crearci un file, dopodiché andremo a condividerlo con qualcuno. Andiamo a prendere questo file qua, che è un file gem, ma potete prendere qualsiasi altro file.doc e lo voglio condividere con qualcuno. Vedo che io sono prova studente prima C in questo momento, perché sto utilizzando un account studente, lo voglio condividere con qualcuno. Come devo fare? Devo andare a digitare il suo indirizzo email in invita persone. In questo modo avremo che questo file sarà condiviso con questa persona. Lo condivido con il professore, appare già il suo nome. E come faccio? Lo posso settare in modo che lui sia il proprietario, in realtà voglio rimanere il proprietario, oppure che lo veda soltanto, che lo veda soltanto e poi salvo e ho finito. Poi, chiaramente, se voglio, posso eliminare la condivisione. Ok, questa è la fine della prima parte.